Ciao Bagai, oggi parliamo di prevenzione e di rispetto per la vita. Ciao a tutti, sono Roberto Il Maggio, benvenuti in questo video. Oggi parleremo di rispetto e di prevenzione. Parliamo soprattutto di rispetto per la vita di chi sulla strada viaggia con le due ruote, come siamo noi. Va che bel cartello che ho fatto, rispetta la mia vita, grazie. Su una bicicletta non c'è un ciclista, non c'è uno sportivo, sulla bicicletta c'è una vita. Ultimamente parecchi automobilisti hanno compreso il bisogno di dover sorpassare a 1,5 metri di distanza da chi sta pedalando. Ma io mi volevo rivolgere a voi, a noi ciclisti in primis, che siamo tutti automobilisti e che dobbiamo essere i primi a voler rispettare chi è sulla strada con la bicicletta. Perché anche noi ciclisti siamo capaci delle volte di trasformarci, quando siamo in automobile, in perfetti idioti. Come idioti sono alcuni ciclisti che in mezzo alla strada non capiscono che stanno rischiando la vita con comportamenti che non sono consoni. Dai, quelli che in mezzo a strada vanno tutti in gruppo e vanno di qua e di là, rompono i maroni, questo lo sappiamo tutti quanti. Però il rispetto, dico io, ci deve essere per tutti, anche per loro, anche per un idiota. Ragazzi, anche per un idiota, sì. Dobbiamo rispettare chiunque sulla strada viaggia su una bicicletta, perché è una vita, è un fratello, una madre, un padre, è un amico, è una vita, anche se è idiota, sì. Se noi siamo intelligenti dobbiamo dimostrare la nostra intelligenza come? Rispettandolo, quindi aspettando se necessario prima di sorpassare, non sorpassare mai prima di una curva, non sorpassare mai prima di un rondò, questo lo dico un po' a tutti quanti, questo vale per tutti. Ma io mi rivolgo soprattutto a noi sportivi, a noi ciclisti, che dobbiamo essere i primi a voler il rispetto sulla strada di chi come noi va in bicicletta. Due sono le categorie degli automobilisti che possono creare problemi: gli idioti e gli incapaci. Gli idioti sono coloro che responsabilmente fanno un'azione a danno di un ciclista e sono veramente da condannare con ogni forza e con ogni tipo di repressione. Poi ci sono gli incapaci, quelli che purtroppo non sanno condurre la macchina in maniera adeguata e rischiano di fare grossi danni. Dobbiamo dire che un automobilista idiota rischia di uccidere una persona, un ciclista idiota rischia di uccidere in primis se stesso, quindi è doppiamente idiota. Perché 1,5 metri garantisce sicurezza a chiunque debba sorpassare? Poi dobbiamo tenere presente che la strada è oscena. Dai, poi le strade ultimamente sono veramente oscene. Sono rotte, sono dissestate. Adesso ultimamente sono anche invase da queste strisce che corrono lungo la strada dove hanno posato la fibra. Ieri addirittura mi sono spostato verso il centro della strada per evitare un cantiere che era aperto e l'automobilista che mi seguiva ha pensato bene di sorpassarmi sulla destra. Quasi porta via me, la bicicletta, il cantiere, tutti quanti. Ci vuole responsabilità, ma io mi rivolgo in primis a noi sportivi, a noi ciclisti, che siamo anche noi automobilisti e che dobbiamo avere soprattutto verso la nostra categoria il rispetto massimo. Devo comunque essere sincero, in questi ultimi anni parecchi automobilisti hanno preso coscienza di cosa sia un sorpasso in sicurezza, ne vedo sempre di più, li ringrazio ovviamente, e sono quelli che ci fanno vivere il nostro sport in maniera serena. Oltretutto non solo chi in bicicletta fa sport, ma ha magari la necessità di spostarsi oppure sta lavorando, come capita ai professionisti. Quindi richiamo tutti quanti, in primis noi sportivi, a rispettare chi sulla strada viaggia con una bicicletta. Un sorpasso fatto a 1,5 metri garantisce sicurezza per la vita di chi è su due ruote. Ricorda quindi, se sei in auto, di rispettare la mia vita sorpassandomi a 1,5 metri. Ti ringrazio. Il video finisce qui. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un like. Aspetto sotto nei commenti i vostri pareri al riguardo. Ci vediamo nel prossimo video e buone pedalate a tutti. Un saluto caro da Roberto Il Maggio.